C'è la presentazione ufficiale dell'Atletico Sorrento, di questa associazione che ha questo bellissimo obiettivo, questo scopo di condividere un sogno che poi è il gioco del calcio, vivere insieme, vivere delle emozioni e soprattutto anche il ricordo di Libera Pellaccarino, che tutti abbiamo il piacere di conoscere e che diciamo ha avuto anche il merito di unire questo gruppo di amici che veramente hanno scelto di unirsi insieme e giocare al calcio anche nel suo ricordo. Quindi farei anche un applauso al Libero. Va detto che l'Atletico Sorrento conta attualmente ben 50 iscritti che hanno questo obiettivo di partecipare a tornei italiani e all'estero. E io ho questa sera il compito e il piacere di leggere una lettera che è stata scritta da Antonino Schisano, che è il presidente di questa associazione, di questa squadra. Abbiamo ospite anche un rappresentante di una squadra inglese che dopo inviteremo qui con noi, e venuto qui dall'Inghilterra per partecipare a questo evento. Hanno fatto una festa uguale a questa anche in Inghilterra e lui è associato alla squadra, ha voluto essere associato, e poi dopo parleremo anche in modo più dettagliato della sua storia, perché lui è stato qui 8 anni fa, si è sposato e ormai Sorrento nel suo cuore come nel cuore di tutti noi, quindi è venuto apposta qui questa sera, gli faremo un bel applauso. Ed eccolo qua il presidente. Buonasera presidente. Allora, buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti, anche perché molti ragazzi non sono potuti intervenire perché chi sta lavorando e chi è fuori per impegni. Io ci tengo subito a presentare a chi veramente ha creduto in me, ha avuto fiducia di creare questo gruppo. Io con l'aiuto tuo cerco di chiamarli subito, di farli entrare, che stanno fremendo, stanno lì in attesa. Grazie a tutti di essere qui intervenuti stasera. Grazie presidente, vorrei iniziare con chiedo l'assistenza del nostro Tony Mastromano, che è il resident del Fauna, che ci mette la sigla che è stata scelta dal presidente per accogliere con un forte applauso la squadra dell'Atletico Sorrento.
i calciatori dell'Atletico Sorrento. Avevo chiesto chi era il capitano per fargli un saluto, no? Come portavoce. Avevi detto che eri infortunato, ce la facciamo a farlo venire così. Ce la fai? Vieni, vieni, dai, così fai un saluto a nome della squadra. Beh, abbiamo detto il motivo per cui siamo qui. L'amore per il calcio e ovviamente voler ricordare Libero. Ti chiedo un pensiero su Libero e un pensiero sulla squadra e da fare alle persone, agli amici che sono qui questa sera. Sì, sicuramente ho giocato 10 anni Liberato nel Sorrento e quindi lo conoscevo molto bene ed era straordinaria come persona. Probabilmente molti dei loro compagni di squadra non lo conoscevano nemmeno, ma credetemi, era una persona che meritava e soprattutto era una persona seria e sempre con il sorriso in faccia. Infatti molte volte gli rimproveravo quando perdevamo le partite, ma perché ride sempre, tutta là. E lui niente, era così, gli piaceva semplicemente dare il meglio in campo e fuori al campo. E spero che i miei nuovi compagni di avventura possano regalarci altrettanto altri momenti simili, perché sinceramente quando perdiamo non ci riesco ancora a ridere, quindi è niente. E poi volevo ringraziare Antonino, il presidente, perché ha dedicato veramente tempo, anche a volte da solo si è ritrovato in situazioni particolari e non ha mai mollato, quindi volevo un applauso. Grazie per le parole. Beh sì, anch'io conosco Tonino da un po' di anni e quando si mette in testa una cosa, ragazzi, cioè è un martello pneumatico. Comunque probabilmente Libero rideva perché aveva capito che il gioco del calcio è appunto un gioco, quindi si gioca per vincere, ma se poi si perde non è che la vita succede qualcosa di tragico, quindi poi c'è un'altra partita per vincere, quindi è bello ricordare Libero col suo sorriso e sono sicuro che e tra noi anche questa sera vi seguirà in tutte le partite, quindi voi quando scendete in campo ovviamente lo farete per voi, ma soprattutto per Libero. Grazie. Qui il signor Gary Wooding, accompagnato dalla nostra interprete Marta, che si farà da traduttrice. Welcome, nice to meet you. Yeah. Beh, avevo anticipato prima un po' la storia di questo signore che 8 anni fa si è sposato qui a Sorrento e da quel giorno è rimasto incantato e legato alla nostra città. Beh, questa è una cosa che capita a molti, Sorrento rimane nel cuore, c'è una canzone che è famosa in tutto il mondo, Torna a Sorrento, è proprio questa, una canzone meravigliosa che racconta di questa terra. E diciamo appunto, vi siete incontrati, vi siete conosciuti, avete parlato tu della tua associazione e lui della sua, perché in Inghilterra anche loro hanno un gruppo che giocano a calcio, fanno tornei e lui ha voluto fortemente far parte dell'associazione, si è iscritto all'associazione dell'Atletico Sorrento e insieme avete pensato di organizzare un torneo in Inghilterra, dove partecipate anche voi, e poi sarà fatto il ritorno anche qui a Sorrento. Quindi c'è questo sodalizio anglo-sorrentino. Allora, Gary. Yes. Hello, my name is Gary. My friends call me Gaza. But I'm not the Gaza in Christ. I'm from Liverpool, but I'm Everton. Okay? Questo signore vuole presentarsi, lui è di Liverpool, a lui fa piacere stare qua, quindi... I love Everton, I don't like Liverpool. I came to Sorrento about 6 years ago, I fell in love with Sorrento and the Italian people. I think they're a class nation. We love Sorrento,
and when I had the opportunity, I ran for 14 for a long time, and I had the opportunity to join up with these guys and for Sorrento UK, and we want to see a lot of Italians coming over to Liverpool to play my team, and in June my team is coming here to play you guys. And as it says up there, we're two teams working together. It's Liverpool, it's Sorrento, and we are one. And it's going to be, this is just the beginning for everybody. It's going to be fantastic. And it's an absolute honour to be here. And thank you very much for being here and letting me be part of this fantastic occasion. Thank you very much. Luigi, come sono di Liverpool, però non mi piace tanto questa città, mi piace di più Sorrento, io vengo qua da tanti anni, poi l'anno prossimo viene pure la sua squadra qua a giocare, mi fa molto piacere stare qua a giocare con voi, grazie per questa opportunità. La medaglia, un grande uomo. Beh, la conferma che questo signore fa Sorrento è proprio dettata anche dal fatto che la squadra si chiama Sorrento UK Italy, quindi è dato proprio il nome di Sorrento a questa squadra. Una serata molto emozionante, prego, una serata molto emozionante che per me. Va bene, guardiamo il video. Dopo aver trascorso una vita a sognare dagli spalti del nostro campo Italia, oggi è arrivato il giorno. Quel sogno da piccolo è diventato realtà. Mi invitavano sempre a giocare a calcio, ma il mio sogno era quello di essere il presidente. Vedere gli amici giocare nella squadra della nostra città, vedere quei tifosi urlare di gioia per le vittorie e stare male per le sconfitte. Il mio sogno era un forte legame a quella maglia rossonera, quei colori che mi rallegravano, mi riempivano di gioia. Il sogno delle conferenze stampa, di rincuorare tifosi e calciatori, di non mollare mai. Una promessa fatta ad un tavolino di un bar, il sogno. Ho costruito il nostro futuro da un insieme di vissuto bello o meno che sia. Ho deciso di esserne il presidente. Ho deciso di creare l'Atletico Sorrento. È la reazione dei vincenti che in ogni evento, qualsiasi esso sia, scorgono ciò che di buono e positivo può servire per la propria crescita. Ho appreso e scelto di seguire e riflettere sulle parole, sulle idee di voi amici miei, di un lungo viaggio. Ed eccoci oggi. Una piccola realtà, ma presto grande. Arrivare a tutto ciò è stato duro, grazie a tutti voi che avete creduto in me, un ragazzo che sognava e disarmava per il suo estremo entusiasmo. Grazie a tutti voi e a coloro che avrò il piacere di conoscere con il tempo. Liberato Iaccarino, ti ho conosciuto per pochi giorni, pochi attimi, attimi belli, attimi distesi, attimi di allegria, attimi di spensieratezza. Ti renderemo omaggio. Tutti come un grande lottatore e una persona sincera e leale, in campo e fuori. Gli amici sono coloro che ci donano le ali per volare nei momenti in cui ci siamo dimenticati come si vola. Grazie a tutti gli ospiti, grazie a tutti, grazie a parte mia, ringrazio Cotolino,
Adesso mettiamo un po' di sottofondo, ringrazio tutto lo staff del Fauno, ricordo ancora Maurizio Mastellone, il padrone di casa che ci ha ospitato questa sera. Grazie a tutti e un grosso in bocca al lupo all'Atletico Sorrento. Grazie a voi.